Vediamo il primo esercizio di ritrazione dello stato. Allora, quello che farete oggi è di progettare un controllo con ritrazione dello stato per il sistema carrello più pendolo, quindi linearizzandolo per il sistema linearizzato intorno a una posizione di equilibrio. Queste sono le caratteristiche fisiche del sistema. Abbiamo già visto nella diciamo, lezione sulla linearizzazione, che il modello linearizzato intorno a una traiettoria nominale che è anche di equilibrio, in cui U segnato vale 0, ossia la forza che agisce sul carrello è nulla, e condizioni iniziali nulle, condizioni, chiedo scusa, di equilibrio nulle, dà luogo a questo modello qui. Quindi queste sono le matrici A e B e questi sono gli autovalori. In particolare abbiamo due autovalori nell'origine, quindi questa è la molteplicità algebrica, dovremmo andare a investigare quella geometrica se volessimo, e un autovalore a parte reale positiva, quindi è inutile andare a investigare la molteplicità geometrica perché questo è sicuramente instabile. Vogliamo progettare una ritrazione dello stato. Quello che faremo poi dopo, nella lezione in cui andate a progettare il controllore osservatore, è di retroazionare l'uscita dell'osservatore, però per adesso noi rimaniamo nell'ipotesi che tutto quanto lo stato sia accessibile. Cosa vorrei che voi faceste per validare? Dovete fare una simulazione numerica in cui voi validate utilizzando il modello non linearizzato. Io ora vi faccio vedere come si fa, è cioè molto semplice. Si usa il blocco User Defined Function del MATLAB. E queste sono le equazioni, ve le ho riscritte qui, del modello non linearizzato. Ok? Ora vediamo un attimo il modello Simulink e poi vediamo anche la esecuzione di questo esercizio. Allora, per quanto riguarda il modello Simulink, un attimo che aumento un attimo la dimensione del font. Ok. Ok, allora vediamo un attimo che cosa, come è fatto questo schema Simulink, quello che dovreste fare voi. Prima di tutto osserviamo che ci sono delle blocchi che sono rossi perché lui non trova queste variabili, ancora non le ho definite, quindi le sta cercando nello spazio di lavoro e non le trova. E qui per ora possiamo ignorare questo che è un warning. Come vedete ho creato un super blocco, l'uscita è lo stato perché è accessibile, per cui l'uscita è tutto lo stato. La ritrazione è una ritrazione algebrica col K con R che dobbiamo individuare, U è l'ingresso. Se vado a cliccare, io qui apro il sistema non linearizzato, per cui io ho implementato le equazioni. Ora, come si implementano le equazioni? Come sempre si parte, diciamo, dal blocco di integrazione, per cui io qui ho che il legame, diciamo, fra queste due, velocità e posizione. Dopodiché, a monte di quest'altro blocco di integrazione ho l'accelerazione lineare e quindi io poi qui devo implementare l'equazione corrispondente. Questo è un blocco gain che è 1 su m, ok? È sempre rosso perché lui non lo sta trovando. Per quanto riguarda l'orientamento, il ragionamento è lo stesso. Io qui ho l'orientamento, qui ho la velocità angolare, qui ho l'accelerazione angolare che è quindi uguale a 1 diviso 2j e poi qual è l'ingresso, qual è diciamo chi deve moltiplicare questo coefficiente? Beh, le equazioni che sono scritte qui, ossia gm seno di x3 meno u coseno di x3. E quindi noi dobbiamo andare a prendere la x, questo è il coseno, questo è il blocco user defined function. Quindi se io qua clicco due volte c'è scritto proprio coseno di u, perché è uno scalare, altrimenti avrei potuto usare la sintassi vettoriale. Quindi molto semplicemente, e qui è g per m per seno di u. C'è scritto questo, io so che nel video non si leggerà, perché però questi sono,
sono file che avete a disposizione. Poi qua c'è un nodo sommatore e qui c'è il nodo invece moltiplicatore fra u e il coseno. Quindi questo è molto semplicemente come io realizzo le equazioni non lineari in Simulink. Quindi questo è il blocco Simulink, lo posso anche chiudere perché diciamo, sapete che io preferisco lanciarlo a riga di comando. E ora vediamo un po' l'esercizio. Allora, devo andare nella cartella giusta. Ok, allora modello linearizzato, pendolo inverso e carrello, questi sono gli autovalori a matrice dinamica, per cui un positivo, un negativo con lo stesso modulo e due nulli. Gli autovalori desiderati li ho scelti io in questo modo. Il guadagno, utilizzo il comando di MATLAB per cui posso usare place, però devo mettere il meno perché la nostra convenzione ha un segno diverso rispetto alla scelta del MATLAB. La matrice dei guadagni è 1 per 4, è coerente? Sì, 4 stati e un ingresso. Ok? Per cui questo è coerente. Verifico gli autovalori a ciclo chiuso, ovviamente nel codice calcolo la matrice a ciclo chiuso, gli autovalori sono gli stessi. Una piccola, diciamo, osservazione, come vi ho detto più volte, l'ordine degli autovalori dipende dall'implementazione, non c'è un ordine specifico. In questo caso, per esempio, lui li sta dando in ordine differente, per cui se io avessi scritto un codice per verificare, magari avrebbe trovato un errore che non c'è, ma è solo una curiosità. Ok, faccio la simulazione con una perturbazione dell'angolo di, in questo caso, vabbè, di mezzo grado. Ok? E quello che il mio controllore fa in maniera abbastanza, diciamo, corretta. Questo è il tempo, questo è il mio ingresso, questa è la posizione. Ho messo insieme metri e radianti, è una cosa un po' sciocca. Questo, diciamo, sì, è un codice vecchio, lo cambierò perché non mi piace. E i metri, vabbè, fa un bel movimento il carrello per tornare indietro, 60 centimetri per tornare indietro nella posizione iniziale, perché io sto controllando in un torno di una posizione di equilibrio e quindi il mio scopo è quello di ritornare in quella posizione di equilibrio. Ok? E qui, se vedete, se io zoomo sul orientamento, vedo anche che cosa fa il pendolo. Il pendolo parte da mezzo grado, poi quando io muovo il carrello torna anche un po' dall'altro lato e poi ritorna in verticale. E queste sono due velocità lineari ed angolari. Per cui tutto a posto, questo è l'esercizio. La validazione di questo è stata fatta con il modello non lineare. Ok? Per cui diciamo, sembra lineare perché no, abbiamo linearizzato e per piccoli valori diciamo, delle grandezze in gioco, il seno e il coseno sono funzioni molto dolci, per cui sono quasi lineari. Ora vado avanti giusto perché. Così, ma ho fatto anche l'osservatore per la prossima esercitazione, in cui io suppongo di misurare anche sia la posizione del carrello che l'orientamento del pendolo. Quindi la mia matrice C ha due righe, una per ognuno dei due sensori, e ovviamente le quattro colonne, in cui sono tutti zeri, tranne proprio il valore che vado a pescare. Ok? Il rango è 4, l'avevamo già visto, quindi questo è osservabile. Per l'osservatore scelgo degli autovalori più veloci rispetto agli autovalori a ciclo chiuso, quindi sono diciamo, più piccoli o più grandi in modulo o più a sinistra o più veloci, sono tutti e quattro sinonimi quelli che sto usando. Progetto il guadagno, quindi uso sempre place. Però, siccome ho letto l'help di place, so che devo fare la trasposta di A, la trasposta di C e poi l'uscita la devo trasporre. In questo modo io posso usare la libreria che ha sviluppato qualcun altro, però, diciamo, siccome questo qualcun altro ha scelto lui, diciamo, le convenzioni, me la devo adattare. Questo è il mio guadagno dell'osservatore e posso osservare solamente la dimensione. 4x2 va bene.
un'uscita di dimensione 2 che sono le colonne e lo stato a dimensione 4. Perfetto. Questa è la mia F, che è la funzione di trasferimento dell'osservatore. Verifico gli autovalori e sono quelli che speravo. E a questo punto faccio una valutazione, una validazione numerica col modello non lineare dell'osservatore. Quindi è abbastanza, diciamo, completa per quanto una simulazione possa essere completa della realtà. E cosa vedo? In tratteggiato ci sta la retroazione. Supponendo di avere accesso direttamente allo stato. Ecco, la linea continua invece quella osservatore controllore. Quello che noto è che i due comportamenti sono abbastanza similari, non possono essere uguali perché lo schema controllore-osservatore sta comunque retroazionando non la variabile vera, ma quella stimata, e la variabile stimata non è uguale per il transitorio dell'errore. Ok, che ora vediamo in un altro plot. Qui zoomo un attimo il comportamento dell'orientamento, che è virtualmente lo stesso in entrambi i casi, e vi faccio vedere ora gli errori dell'osservatore. Questi qua sono gli errori dell'osservatore. Come vedete, l'osservatore funziona abbastanza bene perché questo è 10 a meno 4, per cui l'errore, diciamo, sulla stima del carrello e sul centimetro per un movimento di 60 centimetri e per l'orientamento, questo è 10 a meno 2 radianti, per cui da notare una cosa, che l'osservatore parte con stato iniziale dell'orientamento 0, cioè non sa della perturbazione, per cui all'inizio l'errore è, diciamo, discontinuo, però poi va a 0. Vi potete divertire voi a mettere dei valori diversi e vedere che cosa succede. Questo l'abbiamo già visto, abbiamo visto tutto. Ah, vabbè, con osservatore, questo è lo stesso grafico che abbiamo visto senza osservatore, però ad occhio nudo non si vedono differenze. Per vedere le differenze dobbiamo poi plottarle come abbiamo fatto, cioè il confronto delle due variabili. Ok, diamo giusto un'occhiata al codice, che però non ha, diciamo, nulla di particolarmente strano, nel senso che i dati del sistema. Definisco la matrice, gli autovalori abbiamo visto che il comando è EIG, assegno quelli desiderati, uso il comando place nelle varie sintassi che abbiamo visto, faccio le mie brave verifiche ovunque, diciamo, sia richiesto, assegno una perturbazione iniziale per la simulazione, ovviamente calcolo in radianti e mi faccio visualizzare i gradi perché sono più facili per me da visualizzare e poi faccio la mia brava simulazione, per cui faccio la simulazione di risoluzione dello stato. Ho usato quale va bene, ho salvato i dati in queste due variabili. Faccio il plot, l'osservatore lo vediamo dopo. Vabbè, a questo punto ve lo faccio anche vedere adesso, la prossima volta non vedete il video. Questa è la matrice C, l'osservabilità è piena, la verifichiamo, però l'abbiamo già verificata. Calcolo il K con O dopo aver assegnato il lambda e basta, e poi faccio la simulazione. Ok, chiaramente lo schema simulink adesso è diverso, e a questo punto, diciamo, ci vediamo anche lo schema simulink. Allora, osservatore, relazione all'osservatore. Allora, questo è il sistema non linearizzato, questa è la mia Y, quindi è C per X qua, e il mio osservatore che ha in ingresso l'ingresso del sistema non linearizzato e l'uscita. Questo è X-hat, se vedete io sto retroazionando X-hat, quindi la stima di X, non più X. Va bene? Ok, allora se avete domande, altrimenti vi lascio lavorare. Ok.